Pannaroni, innanzitutto facciamo chiarezza che cosa si vuole realizzare a Montegiove e qual è stato sino ad oggi l'iter burocratico. Allora, a Montegiove i monaci trappisti hanno acquistato anni fa una casa colonica e l'hanno già adibita a foresteria. Loro vorrebbero, su un terreno appunto di Montegiove che hanno acquistato, costruire un loro monastero con un campanile, con un cimitero privato. Ma al di là di quello che loro hanno fatto, i monaci trappisti sono dei monaci di clausura che dediti allo studio, alla contemplazione, alla preghiera e alla coltivazione del terreno. So che fanno della birra, per esempio. In questo momento sono a Frattocchie, vicino a Roma, e si vorrebbero trasferire. Ma la cosa clamorosa è che viene già dato per scontato questo loro trasferimento. Infatti sul sito dei monaci trappisti c'è scritto che si trasferiranno a Fano. Però in Consiglio Comunale ancora non è passato. Allora, se non sbaglio, dai tempi del sindaco Cicetti sono passati una decina di sindaci di Fano che hanno continuato a mantenere i vincoli sulla collina di Montegiove. Vincoli paesaggistici ovviamente indiscutibili. E adesso si vorrebbe con un'ennesima variante, la Giunta Seri vorrebbe con l'ennesima variante, dopo Gimarra, dopo Centinarola, che per fortuna è stata bocciata, vorrebbe portare in Consiglio Comunale questa nuova variante. Ma la cosa che a noi ci indigna è che appunto viene dato tutto per scontato e il ruolo del Consiglio Comunale quasi viene svilito a dei semplici passacarte dove dobbiamo mettere un timbro e dire ok, va bene. No, spesso noi del Movimento 5 Stelle veniamo attaccati, siamo considerati il partito del no. Quando si deve fare uno scempio del genere, decisamente diciamo no e speriamo che Fano, anche i cittadini di Fano, si rendano conto di quello che potrebbe succedere sulla collina di Montegiove, perché dare un sì a questa variante iniziale potrebbe essere una prima cosa per una cementificazione futura, come potrai poi in futuro dire di no a un privato, a Quindi un un'associazione. precedente. È un precedente clamoroso, lì c'è un vincolo decennale, se non sbaglio dal 79 che c'è, che tutti quanti i sindaci hanno continuato a mantenere. In questo momento dare per scontato che si farà una cosa che ancora deve passare in Consiglio Comunale con l'ennesima variante per noi è assolutamente da dire no, un no deciso.